Siamo qui con Fabrizio, che è il proprietario e proprietario, si può dire, Titolare. titolare della libreria Ubik, la libreria che vi sarà sicuramente capitato di vedere lungo il corso. Chiediamo a Fabrizio quali sono i generi che i lettori occasionali e non che capitano in libreria richiedono di più attualmente. Allora, per quanto riguarda i lettori occasionali, cioè quelli che comprano magari il libro soltanto a Natale per fare un regalo, tendenzialmente sono quelli più pubblicizzati, cioè quelli di cui parla la televisione, di cui parla i giornali, di cui autori spesso frequentano gli studi televisivi, insomma, soprattutto. E quindi, non so, si va da Bruno Vespa, che sta dappertutto, fino a autori, soprattutto che riguardano la politica e l'attualità, diciamo. I romanzi continuano ancora ad andare, quelli appunto più noti, tipo M, il libro che ha vinto il premio Strega, che è di Antonio Scurati, che è M, ed è la storia di Mussolini. Tra l'altro una storia abbastanza particolare, perché è il Mussolini, cioè arriva, nel libro di Scurati, arriva fino alla presa del potere, cioè fino al 1924, e quindi c'è la formazione di Mussolini, in modo Il da far romanzo parte. storico va molto? Questo è un romanzo storico? Sì, va abbastanza il romanzo E il storico. giallo continua a tenere, Giallo, immagino. direi che tra i generi letterari più gettonati e più frequentati. D'altronde dobbiamo anche dire, ecco, per esempio, il libro di Caro Figlio, un altro libro molto, molto gettonato in questo periodo. E devo dire che soprattutto negli ultimi anni, questo genere in Italia ha prodotto veramente dei libri di grande qualità. Citane alcuni, se puoi. Per esempio Robecchi, per esempio lo stesso Caro Figlio, per esempio, a parte Camilleri, che è stato forse un po' il padre di tutti, che ancora continua comunque, Manzini. Manzini, quello del Barlume, Sì, il sì, sì. giallo veramente sta andando. Fra l'altro, per esempio, è uscita una novità molto carina di uno che è stato un politico importante, perché è Walter Veltroni, che ha inaugurato per la Marsilio una nuova collana, che sono di gialli, scritti da personaggi abbastanza noti italiani, e che sono. Io ho letto quello di Veltroni, devo dire che è molto carino, molto, tra l'altro con un linguaggio pieno di ironia, ed è una storia ambientata a Roma, di un commissariato che viene istituito a Villa Borghese per cercare di allontanare dei poliziotti che, insomma, non erano molto ben stimati nel lato commissariato. Ok, un valido motivo per leggere che non sia il solito, scontato. Divertimento. Ok, grazie.